Maglione rosso, perché siamo quasi sotto Natale, quindi cerchiamo di essere anche in topic con le feste. Ciao a tutti ragazzi, oggi tra l'altro è un giorno di festa, spero che possiate passarlo nel migliore dei modi e per poi stasera venire a festeggiare tutti insieme. Sarebbe bello festeggiare stasera, perché bisogna parlarne un po' di questa sfida tra Juventus e Napoli, perché io ho visto un po' troppe persone rilassate, ho visto un po' troppe persone positive, devo essere sincero, allo stesso modo ne ho viste altre terribilmente preoccupate, però era da un po' che non sentivo così tante persone invece tranquille. E questo un po' mi spaventa, perché secondo me bisogna cercare di capire bene che cos'è questa Juve e anche che cos'è questo Napoli, perché la Juventus e il Napoli in casa e in trasferta, quindi la Juve in casa e il Napoli in trasferta, hanno praticamente lo stesso identico rendimento. 7 partite giocate, 5 partite vinte e 2 partite pareggiate, il che significa che hanno fatto gli stessi punti. Poi la Juve ha fatto 11 gol, ne ha subiti 4, il Napoli ne ha fatti 16 e ne ha subiti 5. Quindi da questo punto di vista c'è un equilibrio quasi mostruoso, decisamente incredibile. E viene da pensare che il risultato più quotato possa essere il pareggio, magari per 1-1. Questa è la previsione che ci danno un attimo i numeri solo da questo punto di vista, però c'è grande equilibrio tra Juventus e Napoli, soprattutto se il Napoli gioca fuori casa e se la Juventus gioca in casa. Attenzione perché la Juve non batte il Napoli dal 2-1 in Serie A nell'anno di Pirlo, gol di Dybala di Cristiano Ronaldo. La ricorderete perché quella famosa partita che avevamo vinto a tavolino, poi è stata annullata, non giocata, spostata per emergenza Covid, che è stata poi decisiva per l'accesso in Champions, perché in quell'anno la Juve arriva quarto, quarta, il Napoli quinto, l'ultima giornata ed è il gol di Faraoni che va a scrivere la storia. Il Napoli sembra una squadra in difficoltà. Dai un'occhiata alla classifica e dici: guardi, c'è stato un esonero, dici. Però se loro mettono insieme quattro attaccanti come Kvaratskhelia, Raspadori, Politano e Osimhen, questi quattro giocatori da soli sono già 18 gol complessivi. Quindi stiamo molto attenti perché praticamente la media di 4/5, 4,5 di gol a partita, di gol totali per questi giocatori, che significa che davanti non sono assolutamente una squadra sterile o con difficoltà a segnare. Il problema va ricercato da un'altra parte. Le loro ultime tre di Serie A sono un po' ballerine. Se guardiamo semplicemente questo dato, dobbiamo stare tranquilli. Perché? Perché stiamo parlando di due sconfitte e una vittoria. Però quella con l'Empoli era targata a Rudy Garcia, c'è stato in mezzo una pausa nazionale ed è proprio lì che poi è arrivato l'esonero per il tecnico francese. Mazzarri invece in Serie A ha vinto a Bergamo 2-1 contro l'Atalanta al suo ritorno in panchina e ha perso in casa contro l'Inter, ma come dicevamo prima il Napoli in trasferta è decisamente migliore rispetto al Napoli, al Maradona quest'anno. E ripeto, il Napoli, se guardiamo i dati generali, non sembra assolutamente essere una squadra in difficoltà, perché se andiamo a confrontare quelli che sono i dati puri di campo tra Juventus e Napoli, il Napoli ha fatto più gol, tira più in porta, serve più assist, fa più passaggi, è più preciso, fa più passaggi sulla tre quarti, fa più dribbling al baricentro più alto, più passaggi chiave, va più spesso in fuorigioco, batte più corner e ha più tempo di possesso palla nella metà campo avversario e anche in quella propria. La Juventus da questo punto di vista è meglio in cross, falli fatti e gol subiti, anche se non può essere un solo dal punto di vista difensivo per questa Juve, perché la Juve basa tantissimo della sua strategia proprio sulla fase difensiva. Però questi dati sono abbastanza importanti e gridano, no? Sono dati che fanno dire sì, d'accordo, il Napoli ha esonerato, sì, il Napoli è quinto, però prestiamoci attenzione perché il Napoli non è assolutamente una squadra finita. Però non avrebbe senso parlare di tutte le statistiche del Napoli, proprio perché il Napoli ha già cambiato allenatore. Alcune ve le riporto per dovere di cronaca, perché comunque sono statistiche interessanti, ma poi ci sono due dati su tutti che secondo me vanno presi in considerazione. Vabbè, Napoli è la squadra che tira di più in tutta la Serie A in generale e anche quella che tira di più nello specchio della porta. Quindi stiamo attenti che da questo punto di vista il Napoli arriverà affamato. Il Napoli è la squadra con più percentuale di passaggi riusciti, la squadra più precisa dal punto di vista dei passaggi ed è anche la prima squadra per passaggi chiave. Quindi stiamo molto attenti ai loro trequartisti barra esterni offensivi che quando si trovano in quella zona di campo possano
tirare fuori delle vere e proprie magie. Sono la seconda squadra per passaggi totali su a tre quarti e quindi mi aspetto una Juve che arriverà a farli giocare anche in quella posizione lì per poi cercare di difendere gli ultimi metri. E sono la prima per dribbling totali, quindi attenzione perché quando le difese sono schierate, quando le difese sono basse, ci sono due modi per tirarle fuori. Con il dribbling o appunto con dei passaggi veloci e filtranti. Ce ne sarebbe anche un terzo, che è quello di cercare con un uomo un po' più forte fisicamente, più forte nel gioco aereo, di scardinare con un cross, però solitamente quando muovono la palla molto velocemente o quando dribblano e quindi fanno saltare le marcature uno contro uno, si creano le occasioni. Sulla carta ci sono tutti i presupposti per fare fatica contro questo Napoli. Sono anche la seconda squadra per rigori a favore, quindi un occhio di riguardo, perché sappiamo bene che il rigore è molto molto impattante in una partita, a maggior ragione per la Juve, che è una squadra che quando è andata in svantaggio in stagione non è mai riuscita a recuperare. Sassuolo e Bologna, due volte siamo andati in svantaggio, due volte non abbiamo vinto. E sono anche la prima squadra, la squadra più importante per gol dalla panchina, quindi non bisogna solo stare attenti agli 11 titolari. Il Napoli è una rosa lunga, lo sappiamo, non è una squadra a caso, è una squadra costruita bene che ha avuto dei problemi dirigenziali, sportivi, un po' di tutto secondo me, ma tutto questo per ricordarvi che nonostante l'esonero, nonostante la classifica, è una partita vera, è una partita pericolosa, è una partita contro i campioni d'Italia in carica, che rendono decisamente di più in trasferta piuttosto che in casa. Stiamo molto attenti. E appunto il fatto che loro siano quinti in questo momento a pari punti con la Roma è un mezzo disastro in realtà per noi, perché loro hanno la necessità di provare a vincere e recuperare dei punti sulla Juve, che potrebbe diventare una squadra poi coinvolta in quella zona di campo lì, perché abbiamo ancora da affrontare sia la Roma che il Napoli. E quelle due partite lì sono chiave per capire se il nostro obiettivo è guardare in alto o guardare in basso e preoccuparci. Guardare in alto e sognare o guardare in basso e preoccuparci. Roma e Napoli sono le due partite da qui alla fine dell'anno, questi 20 giorni della verità, secondo me. Però credo che non abbia senso parlare di tutto quello che magari aveva fatto Garcia e che non prende in considerazione Mazzarri. Quindi, come promesso, mi vado a focalizzare su questi due dati. Prestate bene attenzione. Questi sono i baricentri delle partite tra Atalanta-Napoli e Napoli-Inter. Ma non mi interessa tanto guardare il baricentro quanto più la larghezza della squadra di Mazzarri. Siamo sui 35 metri con l'Atalanta. Però notate qualcosa di strano da primo o secondo tempo? Nel primo tempo il Napoli sembra una squadra simmetrica, una squadra che gioca per vie centrali o comunque che non dà punti di riferimento da una parte o dall'altra. Mentre nel secondo tempo, un po' meno a sinistra, un po' più a destra, non di tanto, leggermente, ma questo è un dato, che viene estremizzato invece nella partita contro l'Inter. Guardate qua, già nel primo tempo il Napoli qui tendeva ad andare più a destra, mentre nel secondo tempo il baricentro del Napoli è sbilanciato totalmente da quella parte. Poi con l'Inter c'era Nathan terzino di sinistra e quindi magari in fase di costruzione veniva più complicato andare da quella parte lì. Però occhio, perché questo è un dato molto importante. Il Napoli tende a sbilanciarsi tanto da una parte, il che significa che lascia la corsia di sinistra tutta completamente libera. E allora attenzione, attenzione che da quella parte la Juve può fare male. Il problema qual è? Uno e uno solo. Che la Juve solitamente tende ad essere anche lei più una squadra da parte sinistra. Perché? Perché nel 3-5-2 noi come andiamo a disporci? Solitamente così. Con i tre difensori, i centrocampisti, Chiesa e Kostic che vanno a prendere quella parte sinistra. E con l'Inter avevamo visto anche quella possibilità di Kostic che veniva un po' più dentro al campo, quasi a formare una linea 4 per lasciare l'ampiezza Chiesa in un 4-3-3 con McKennie che si andava ad alzare su Acerbi per l'uscita. Quindi la Juventus aveva questa possibilità. Però poi sulla destra ci sono sempre dei giocatori un po' più gregari rispetto magari a Chiesa e Kostic, lo stesso McKennie, o magari ci può essere Cambiaso che va in quella posizione, Gatti che fa il terzino, Cambiaso che entra dentro per dare un po' più
di regia, però solitamente la Juve non spinge così tanto a destra. La Juve tende più a spingere a sinistra, proprio perché Chiesa e Kostic sono da quella parte lì. E quindi la gara andrà a focalizzarsi proprio lì, sulla parte destra del Napoli, di Lorenzo Politano, e dalla parte sinistra della Juve, Chiesa Kostic. Chi va a vincere quel duello lì, molto probabilmente avrà la meglio sull'avversario. Poi magari sarà un pareggio, non lo so. Però la corsia è quella lì, la destra del Napoli, la sinistra della Juve. E la Juve deve essere brava a fare una cosa, a prendere l'ampiezza anche dall'altra parte. Quindi mi viene da dire che se giocherà McKennie esterno, quella sarà la posizione di McKennie. Se giocherà Cambiaso esterno, quella sarà la posizione di Cambiaso. Il giocatore che giocherà a destra nella Juventus come esterno sarà il giocatore di riferimento e dovrà essere bravo ad andare a prendere quegli spazi che il Napoli va sempre a lasciare, perché tende a scivolare tutto da una parte. Quindi questa è la mia considerazione, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Vi chiedo magari di lasciare un mi piace a questo video, cerchiamo di arrivare come al solito a 1000 like, e noi ci vediamo stasera sperando davvero di poter festeggiare un risultato importante che non vediamo da tanto, in una partita che sembra banale, sembra scontata. Guardi la classifica e dice: ah, la Juve quest'anno dà rendimento bene, il Napoli male, ma non è così. Bisogna stare molto molto attenti e bisogna giocarsela per 90, anzi più minuti, perché sennò questi festeggiano anche di più, perché per loro la Juve non è mai una partita come le altre.